Cassano, Taricco, provate, ecco. Onorevole Piepoli. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Ora dovremo passare al 2.99 che però è accantonato su richiesta del relatore. Chiedo al relatore se resta accantonato questo. Sì, quindi. Presidente Vito, prego. Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori, perché non vorrei che sia sempre legittimo chiamare il Ministro dell'Interno a riferire alla Camera, ma per vicende di una certa gravità e che passassero invece sotto silenzio inosservato delle altre cose. Io ho sentito l'intervento dell'onorevole Scotto. Dalle notizie di agenzie, anche dalle notizie ufficiali della Questura, si trattava di una manifestazione non autorizzata, che nonostante tentativi di dissuasione da parte delle forze dell'ordine ha dato vita ad un blocco stradale, e per evitare ulteriori incidenti, attualmente le persone sono state denunciate, sono stati già assunti i primi provvedimenti amministrativi del caso, è vero, è stato fatto anche uso di idranti che rientra nelle possibilità in uso alle nostre forze dell'ordine. Allora, Presidente, io non vorrei che le forze dell'ordine, che da parte della sinistra, ma direi col compiacimento anche del PD e del governo, in questa legislatura sono periodicamente fatti oggetto di provvedimenti come il reato di tortura, il numero identificativo sul casco, si trovassero ora dalla parte anche di coloro che sono criminalizzati per tutelare la sicurezza dei cittadini e la viabilità di una zona centrale della nostra città come Porta Pia. Vorrei quindi che il Ministro degli Interni fosse chiamato a riferire sullo sblocco dei contratti, sui soldi per la sicurezza e per la difesa, sul rinnovo dei contratti, tutte cose che nella legge di stabilità che non conosciamo ancora non ci sono. E vorrei che da parte della Camera ci fosse sempre un ringraziamento alle nostre forze dell'ordine e una condanna delle manifestazioni non autorizzate. La ringrazio, Presidente Vito. Allora, ora non apriamo un dibattito su questo, perché questo è oggetto di un'altra questione. C'è stata una richiesta di informativa. Il Presidente Scotto ha facoltà di farla anche lei su altri temi. La Presidenza della Camera registra queste due richieste, dopodiché torniamo al provvedimento. Avverto che l'emendamento Fico 2.39, collocato per un mero errore materiale a pagina 105 del fascicolo, deve intendersi collocato a pagina 106 del fascicolo dopo l'emendamento Caparini 2.105. A questo punto quindi noi dobbiamo passare al 2.103 Borghesi, che ha come parere contrario della Commissione, il parere contrario del Governo e il parere contrario del relatore di minoranza. Se non vi sono interventi, a pagina 106 dichiaro aperta la votazione. Ripeto, è il 2.103 Borghesi Caparini.